Buonasera, ben ritrovati ai fatti e alle opinioni. Anche questa settimana approfondimento sulla politica. Nelle ultime due puntate abbiamo parlato di regione con l'intervista al presidente Marsilio e anche con l'incontro con i gruppi consiliari al Palazzo dell'Emiciclo. Oggi torniamo a occuparci di politica nazionale perché ormai siamo a 3 mesi dall'attività del nuovo Parlamento, sia pure con una interruzione pur breve, perché insomma c'è stata la legge di bilancio delle festività e quindi insomma è tempo dei primi bilanci per i parlamentari che rappresentano la nostra regione. Quindi lo faremo periodicamente, li abbiamo invitati e sono ancora nel pieno del loro lavoro perché il giovedì il Parlamento è aperto e pertanto anche chi avevamo invitato, come ad esempio il deputato Nazario Pagano, non può partecipare perché è proprio in questo momento impegnato nella peraltro attività di presiedere la propria commissione, una commissione prestigiosa, quella affari costituzionali della Camera. Quindi diciamo giovedì di lavoro per loro, quindi li ringrazio doppiamente per aver concesso questo spazio di confronto, di riflessione con gli abruzzesi. Però insomma questo legame tra l'Abruzzo e Roma noi vogliamo sempre tenerlo aperto, anche perché è dovere dei parlamentari rendicontare quanto si sta svolgendo. Allora, primi giudizi sulla fase iniziale di questa legislatura. Vediamo insieme il quadro dei collegamenti che abbiamo allestito con la regia di Andrea Di Fabio. Li vedo in alto da sinistra, Giulio Sottanelli, deputato di Azione Italia Viva, al suo fianco Michele Fina, senatore del Partito Democratico, in basso Gabriella Di Girolamo, senatrice del Movimento 5 Stelle, sempre dal Senato in collegamento e dal Sigismondi di Fratelli d'Italia. Grazie a tutti voi. Allora, Buonasera. prima tematica, che è quella un po' attuale di questi ultimi giorni, io volevo sentirvi soprattutto su temi nazionali, anche se ci sono anche dei provvedimenti di cui potete parlare senza problemi, che si riferiscono anche sull'impatto per la nostra regione. Però insomma la settimana politica è stata caratterizzata da questo dibattito sull'uso delle intercettazioni all'indomani della cattura del boss Matteo Messina Denaro e soprattutto delle proposte del ministro Nordio, che si è sentito con Giorgia Meloni e che comunque va avanti nel suo percorso. Intercettazioni bavaglio, intercettazioni che limitano l'attività della magistratura, è così. Soprattutto ecco, le denunce arrivano dalle opposizioni, in particolare dal Movimento 5 Stelle, ma anche dal Partito Democratico. E per questo volevo sentire per prima Gabriella Di Girolamo che può rappresentare insomma il punto di vista da parte dei pentastellati rispetto a quanto ha proposto e quanto anche nell'audizione parlamentare che ha avuto ha deciso di portare ancora avanti il ministro della Giustizia rispetto all'uso delle intercettazioni. Buonasera senatrice, a lei la parola. Buonasera, direttore. Un saluto ai colleghi, un saluto a tutti gli ascoltatori, i telespettatori. Ma guardi, sulle intercettazioni, sì, si sta dibattendo chiaramente molto su tutta questa questione, chiaramente ampliata dai fatti dell'arresto dell'ex latitante Messina Denaro. I temi sono questione di questo strumento, la riduzione dell'uso dei Trojan e di tutti gli altri strumenti assimilabili sul tema di tutto ciò che non sia strettamente correlato al reato di mafia. Noi come gruppo parlamentare chiaramente non siamo minimamente d'accordo su questa visione. La maggioranza accusa anche una questione di uso spregiudicato di queste intercettazioni a danno della privacy degli intercettati e proprio l'altro giorno, come ricordava anche 2 giorni fa in audizione in Commissione Giustizia, queste questioni sono state praticamente contestate, comunque sventate da autorevoli personalità come ad esempio il garante della privacy, che ha dichiarato che non vi sono stati abusi assolutamente con l'uso di questo materiale intercettato, quindi la privacy è stata assolutamente garantita. E inoltre ha evidenziato anche il numero delle intercettazioni che in questo periodo è in calo, ovvero dai dati riportati, che purtroppo si fermano solo al 2021, in particolare riferimento al dato del 2013,
Nel 2013 ci sono state oltre 140.000 intercettazioni, che nel 2021 si sono ridotte all'incirca 94.000, quindi comunque il dato è eccessivamente calato. Conseguentemente il tema riporta la questione sui costi e quindi aggiungo anche sulla questione dei costi per sfatare questo mito del costo. Se per le intercettazioni lo Stato spende, non so che cifra, ora mi perdonerete, la butto lì, 100.000 euro per l'arresto di un boss mafioso, quale ad esempio Messina Denaro o comunque tutte le operazioni antecedenti all'arresto e quindi alla confisca dei beni del patrimonio dello stesso, lo Stato ha certamente recuperato molto di più rispetto a quanto speso con l'uso delle intercettazioni. I Trojan sono un sistema che chiaramente abbiamo introdotto noi con il ministro Bonafede, lo ricorderete tutti, è uno strumento utile e invece che andare ad implementare questo tipo di strumenti si cerca di debellarli, soprattutto per quanto riguarda quello che è tutto il tema del reato dei colletti bianchi. Noi sappiamo che oggi la mafia non è che si presenta con la lupara e con la coppola, la mafia oggi va in giacca e cravatta, si insedia negli appalti pubblici, si insedia all'interno delle istituzioni. Per questo è necessario, a nostro avviso, implementare piuttosto che andare a ridurre l'uso di questo tipo di strumento. Bene, grazie senatrice Di Girolamo. Il ministro Nordio trova alleati insoliti, ma fino a un certo punto anche nel cosiddetto terzo polo. Sottanelli, insomma, voi avete mostrato interesse e apertura rispetto ai temi della riforma della giustizia, al di là di quelli che sono i motivi dell'opposizione al governo Meloni. Insomma, qual è il suo giudizio sull'approccio che ha avuto il ministro, soprattutto in un momento in cui il tema della giustizia è tornato in primo piano? Peraltro, poche ore fa avete eletto il nuovo CSM e c'è anche la grande attesa per quella che sarà la riforma più in generale della giustizia, ma soprattutto sulle intercettazioni c'è stato uno scontro e c'è una focalizzazione dell'interesse da parte dell'opinione pubblica. Allora, perché insomma, questa voce fuori dal coro delle opposizioni? Ma innanzitutto noi, rispetto al ministro Nordio, riteniamo che molte cose che lui ha dichiarato in Parlamento sono cose che noi avevamo nel nostro programma elettorale, quindi ci sono a livello programmatico delle affinità, pertanto quello che noi riteniamo che possa essere nell'interesse dell'Italia è corretto, a prescindere da chi lo propone. Siamo favorevoli. Abbiamo sempre detto che il terzo polo nasce per andare oltre la contrapposizione che ha ingessato gli ultimi 30 anni della vita politica italiana, quindi non una politica del contro, ma politica per il per l'Italia, per il cittadino. Pertanto, se il ministro Nordio fa delle proposte che condividiamo, a prescindere che fa parte del governo Meloni, noi siamo pronti a sostenerlo. Nel caso delle intercettazioni, io penso che nessuno è contro le intercettazioni. Anzi, penso che tutti siamo favorevoli alle intercettazioni, in particolar modo quando si parla di mafia, si parla di corruzione, quando si parla di reati gravissimi. Il tema è un altro, è l'abuso che spesse volte si fa delle intercettazioni. I reati che si commettono nel divulgare intercettazioni che erano praticamente dovevano ri rimanere segretate, invece ci ritroviamo sul giornale a danno di persone che nulla hanno a che fare con l'indagine. Pertanto riteniamo che si possa ammazzare le persone in tanti modi, anche quello magari di usare delle intercettazioni può essere utile in una società purtroppo sempre più digitale, sempre più competitiva, per ammazzare chiunque in un altro modo, non fisico, ma a livello etico e morale. Quindi noi siamo, tra virgolette, preoccupati perché in passato purtroppo c'è stato un uso spregiudicato commettendo dei reati, perché nel momento in cui c'è un'indagine, che quindi devono essere gli atti riservati, ci sono delle intercettazioni che devono essere riservati, ci ritroviamo sulla stampa annullando o andando ad inficiare eventualmente l'indagine stessa, ma soprattutto andando a coinvolgere persone che nulla hanno a che fare con le indagini. Allora, questi reati che vengono compiuti
da chi toglie dal fascicolo, e quindi qualcuno all'interno della procura che magari è convivente con i media, che poi usano in maniera diciamo del tutto Attento a sprezzato. quello che dice, attento a quello che dice perché poi le rispondo, In maniera, no, in maniera dico, ma la procura, se quelle intercettazioni non potevano uscire e me li ritrovo sulla stampa, no, possibile che poi non paga mai nessuno, anche quello è un reato. Allora io dico, inaspriamo le pene per chi pubblica delle intercettazioni che erano segretate. Facciamo le indagini laddove escono da alcuni fascicoli delle intercettazioni, troviamo i responsabili, quindi inaspriamo anche i controlli in questo senso, e allora siamo a tappeto. Io non ho problemi, però quello che mi preoccupa spesse volte è che il paese sta sempre perdendo quella connotazione di serietà che io penso invece debba mantenere a partire dalla giustizia, che è un presidio garante della democrazia e non deve perdere minimamente credibilità. Perché ogni Va volta che bene. avvengono queste cose poi si perde anche Io credibilità. non sono E non d'accordo ovviamente con voglio. lei rispetto alle pene per chi pubblica, perché le pene per chi pubblica, insomma, non sono degne di un paese civile. Le pene vanno fatte a chi viola la legge, che è quella che è in vigore, Scusi, ma che garantisce la riservatezza delle indagini scusi, preliminari. direttore, ma se lei viene ha in mano delle notizie che non potevano essere rese pubbliche. Scusi, No. non potevo perché fanno parte di un fascicolo segretato e le pubblica. Io, se No. questo è un modo liberale e democratico, io penso che dobbiamo, come dire, Il rispettare reato è tutto il lavoro della magistratura. di chi viola il segreto, no, non chi esercita l'articolo 21 della Benissimo, Costituzione. non abbiamo mai Bene. trovato Fina, che ne pensa lei? Ma al di là del, diciamo, io ovviamente difendo la categoria dei giornalisti. Fina, che ne pensa lei? Capisco e intanto la saluto e saluto chi ci segue, anche gli altri parlamentari. E innanzitutto bisogna perseguire chi consente che da un fascicolo escano notizie che non dovevano uscire. Ecco, però il punto è questo. Noi adesso abbiamo riaperto questa discussione sulle intercettazioni, che senza dubbio sono un tema sensibile, anche del rapporto e dell'uso che negli anni è stato fatto anche strumentale di alcune informazioni riservate a fini politici. Però il punto è che noi innanzitutto ci troviamo di fronte a proposte che ancora allo stato attuale non sono chiare, perché questa discussione ormai è antica sulle intercettazioni. L'uso, cioè l'uso che la magistratura fa delle intercettazioni, già la collega Di Girolamo diceva, noi spendiamo 200 milioni l'anno e vengono seguite più o meno 120.000 persone. Quindi stiamo parlando di numeri che, se guardiamo i numeri dei reati che vengono commessi in Italia, anche quelli gravi, fanno capire che si tratta di numeri assolutamente proporzionati. E lo stesso procuratore nazionale antimafia ci ha detto, a proposito del clamore positivo che ha avuto l'arresto di Messina Denaro, che l'uso delle intercettazioni è essenziale nella lotta alla criminalità organizzata. E quindi per fare quel tipo di lotta le intercettazioni servono anche per i cosiddetti reati spia, reati affini, come quello della corruzione, che spesso è associato, è confinante, si intreccia con quello della criminalità organizzata. Ora io ho avuto l'opportunità di lavorare 4 anni a Via Arenula e quindi sono occupato direttamente di queste cose per tutti i giorni, per tanti giorni. E quindi diciamo, conosco a fondo questa materia, so quanto è anche sensibile perché attiene al rapporto e all'equilibrio tra poteri. Però innanzitutto noi ci siamo trovati di fronte, ci troviamo di fronte a dichiarazioni sulla stampa di rappresentanti del governo che non sono esattamente sovrapponibili l'uno all'altro, no? Un giorno sì e l'altro pure sentiamo dell'ipotesi che lo stesso Nordio si stufi e si dimetta. La stessa Presidente del Consiglio si è sentita in dovere di confermare la sua fiducia, no? Perché evidentemente lui si è trovato di fronte a posizioni che all'interno della stessa maggioranza vanno in diverse strade. Ma noi abbiamo anche visto la differenza tra le posizioni pubbliche
e le discussioni in Parlamento e gli atti e le discussioni nelle commissioni. Perché è evidente che da una parte c'è l'uso che la magistratura deve poter fare delle intercettazioni e dall'altra c'è la pubblicazione, la quale pubblicazione deve tenere in equilibrio il diritto all'informazione e il diritto alla privacy. Ma se viene violato, se viene violata una legge, lo diceva lei direttore, ma penso che fosse anche il senso di quello che stava dicendo l'onorevole Sottanelli, se viene violata una legge si persegue il trasgressore di quella legge, non è che si impedisce di intercettare per evitare che si possa mai commettere quel reato, perché in questo caso noi abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca. L'acqua sporca è il fatto che quell'intercettazione è uscita dalla procura, è passata attraverso magari un servitore infedele dello Stato a un giornalista, e quella è l'acqua sporca. Ma il bambino è che chi sta perseguendo un reato e magari sta intercettando una persona, raccogliendo anche intercettazioni che naturalmente non hanno nulla di illegale, deve poterlo fare per perseguire il reato e andare fino in fondo e poi arrivare a successi come quelli che abbiamo avuto in ultimo contro la mafia. Ecco, quindi io penso che si debba essere equilibrati. Fin qui noi abbiamo provato a costruire una legislazione in equilibrio. Quello che mi preoccupa, direttore, te lo dico, è che questa discussione rialimenta un conflitto politica-magistratura di cui non abbiamo bisogno. Ci ricordiamo le stagioni in cui si riempivano giornali, titoli di giornali e prime pagine proprio su questo conflitto. Gli stessi protagonisti di questo governo prudentemente stanno facendo marcia indietro, abbiamo visto un sacco di marcia indietro, e quindi loro stessi hanno fatto appelli a che non ci sia un nuovo conflitto. Ecco, io direi che il miglior modo di risolvere i problemi è non crearli. Grazie, grazie. Poi ho appena avuto insomma un messaggio dal deputato Pagano, perché la posizione di Forza Italia su questo tema è molto interessante sentirla, probabilmente riuscirà a collegarsi, così come si collegherà tra poco il deputato Bagnai, anch'egli impegnato in attività parlamentare in questo giovedì, e quindi l'unico rappresentante della maggioranza è al momento Etel Sigismondi. Vedo anche un altro ingresso, e può essere proprio quello di Pagano. Se mi sente? Sì. Sì, perché purtroppo sto presiedendo la prima commissione affari costituzionali che è impegnata in questo momento nei lavori legati al decreto legge sulle organizzazioni non governative, sui flussi migratori, e c'è molta attenzione. Insomma, ci sono voluti 2 ore per bocciare il primo emendamento. Allora. Quindi, immagino, io la coinvolgo e la ringrazio di questa doppia attenzione che ha voluto lasciare, insomma, anche con questo spazio concesso ai nostri telespettatori, perché siamo andati proprio su un tema carissimo a Forza Italia, che è quello delle intercettazioni. Ecco, rispetto al dibattito che si sta verificando in questi giorni sulle proposte del ministro Nordio, Forza Italia è il partito che si è speso in termini di consenso più assoluto rispetto alla necessità di riformare questo istituto. Quali sono le vostre ragioni, Pagano? Le ragioni sono quelle consuete che conoscono tutti, e cioè quelle che in un settore, in un ambito nel quale bisogna stare attenti fra il diritto a poter indagare, a poter conoscere soprattutto chi commette reati, e il diritto alla privacy, c'è ovviamente uno spazio importante nel quale il legislatore deve poter intervenire in modo corretto e adeguato. Noi sappiamo spesso che i processi mediatici sono quelli più pericolosi, e capita sistematicamente, non è un'accusa a lei perché appartiene alla categoria dei già giornalisti. Già mi sono dovuto difendere da Sottanelli, la prego. Ah, no, vabbè, purtroppo non ho ascoltato il collega Sottanelli, voglio dire che capita purtroppo frequentemente, i casi sono quotidiani di intercettazioni che sono state pubblicate assolutamente non, come dire, collegate a fatti di reato, a fattispecie di però reato. Però Pagano, lei sa benissimo che quello che viene pubblicato è ciò che è incluso nelle ordinanze, in atti pubblici della magistratura. Ma certamente è ovvio che c'è un problema legato anche a come
la polizia giudiziaria esegue le indagini, come i pubblici ministeri diffondono le notizie, e tra l'altro si sa bene che purtroppo anche il diritto alla riservatezza e alla segretezza degli atti sottoposti ad indagine purtroppo lo sono solo per gli indagati e per i difensori degli indagati, ma non lo sono molto spesso per i giornalisti, perché arrivano molti giornalisti e delle veline a cui non dovrebbero mai partire dagli uffici delle procure del nostro paese. Quindi è chiaro che c'è un tema che è quello sostanzialmente del diritto alla riservatezza, del diritto alla privacy. E spesso lei sa perfettamente che quando si incappa in un processo mediatico, a prescindere da come sei collocato politicamente, soprattutto se sei un politico, ti rovinano la reputazione, magari ti rovinano anche la vita sociale, quella familiare, e poi non la recuperi più. E quindi questo è giusto, che tutto questo venga sottoposto ad un controllo, non dico più rigoroso, ma a regole più certe, perché in questo momento regole certe onestamente non ce ne sono. Aggiungo che in materia di intercettazioni spendiamo soldi dei contribuenti in quantità smisurata, esagerata, e anche su questo bisognerebbe intervenire, perché noi sappiamo perfettamente che del denaro pubblico bisogna fare un uso corretto. Ecco, Pagano, io le rubo soltanto un minuto, perché poi so che ci deve lasciare, di questi cinque, però glielo voglio riservare per dirci se questa legislatura, lei ha una posizione molto importante, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, sarà una legislatura che porterà delle riforme in relazione al presidenzialismo, all'autonomia differenziata, i temi di cui si parla, anche di questa riforma delle province in questi giorni, in queste settimane. Ecco, lei pensa che il Parlamento, questa legislatura, possa in qualche modo, tra virgolette, passare alla storia per queste riforme? Allora, grazie della domanda, che ritengo molto interessante, soprattutto se rivolta a me, che ho l'onore di presiedere la prima Commissione Affari Costituzionali che si occupa proprio di questo. Allora, io distinguerei intanto fra riforme costituzionali e riforme ordinarie, perché è chiaro che se si tratta di incidere su leggi ordinarie, lei per esempio citava il tema delle province, quello lo si può fare con una riforma ordinaria, basta una legge che disciplini diversamente rispetto alla legge Delrio, che fu, lo voglio ricordare, una legge provvisoria che doveva essere il mezzo mediano per poi arrivare addirittura all'abolizione delle province. Oggi, ringraziando il Signore, ci siamo tutti quanti resi conto, non solo il mondo della politica e delle istituzioni, che invece le province sono importanti, che le province contano molto e che anzi sono un ente di prossimità rispetto alle nostre comunità locali e ai territori, che bisogna che la politica capisce che un centralismo esagerato è sbagliato e che bisogna invece essere i più vicini, prossimi al singolo cittadino, e che quindi è giusto rivedere l'assetto delle province, magari eleggendo, facendo sì che siano i cittadini nuovamente ad eleggere sia il presidente che i consiglieri provinciali. Però questo lo si può fare velocemente, rapidamente, con una legge ordinaria, con un disegno di legge ordinario. Ce ne sono già alcune depositate sia alla Camera dei Deputati che al Senato. Altra cosa riguarda invece l'assetto di governo, cioè le forme di governo costituzionali, per i quali è ovvio che allora passerebbe sia alla storia questa legislatura se si approvasse nel corso di questi cinque anni, se durerà cinque anni questa legislatura, la possibilità di riformare la nostra Costituzione, soprattutto sotto l'aspetto della forma di governo. Allora, io credo che i tempi siano maturi e che ci siano tutte le condizioni perché finalmente esiste una maggioranza politica che vuole fortemente modificare la nostra Costituzione. Dico anche però che il metodo con il quale bisogna arrivare a queste riforme è fondamentale, perché per esempio se si vuole adottare, questo è un giudizio mio personale, per la verità non è solo mio, se si vuole arrivare alle riforme costituzionali attraverso il metodo della commissione bicamerale costituzionale, allora diventa tutto molto più difficile. E perché? Perché solo una legge che istituisce una commissione bicamerale necessita di quattro passaggi. E allora ci vorrebbe molto più tempo. Parlamentari, perché ci vogliono quattro voti, due alla Camera e due al Senato, più un possibile referendum costituzionale confermativo, e quindi capite bene che solo per istituire una commissione bicamerale costituzionale ci vorrebbero a dir poco un anno e mezzo, due anni, se anche le opposizioni fossero d'accordo. Bene. Quindi io ritengo che sia più opportuno fare invece
dei comitati ristretti nelle due commissioni affari costituzionali, con rappresentanti ovviamente di maggioranza e opposizione, e su questo secondo me si può agire anche per capire meglio, anche per entrare nel merito di quello che lei diceva, se è opportuno fare più una riforma presidenzialista piuttosto che un premierato, oppure altro. Adesso si è parlato anche di semipresidenzialismo alla francese, che io personalmente credo che sia poco idoneo al sistema italiano. Ecco, su questo ci vorrà una proposta che a mio giudizio è giusto che provenga dal governo, anche perché certo, questo governo ha inteso nominare anche un ministro per le riforme che è appunto la senatrice Casellati, e vedremo, è giusto che svolga anche ella il suo compito di ministro, e che quindi dal governo ci arrivi una proposta, e su quella poi credo che il Parlamento dovrà esercitare le sue funzioni di legislatore costituzionale. Benissimo, allora mi dicono che in connessione anche Bagnai sta recuperando la maggioranza rispetto agli interventi delle opposizioni. Io ringrazio e saluto il Presidente Pagano, buon lavoro. Io chiedo scusa, ma vi devo lasciare, torno sì. Al mio lavoro in commissione. Grazie, grazie. Arrivederci, allora, e buon lavoro a tutti. Grazie, noi concludiamo questo primo giro di interventi sui temi della giustizia e delle riforme con il partito di maggioranza relativa, con Etel Sigismondi, che ha ascoltato un po' tutti, al quale chiedo un po' di fare il punto rispetto a anche questo insomma, rapporto interno alla maggioranza, perché si è parlato anche di qualche tensione, e l'intervento di Giorgia Meloni che ha insomma, chiarito tutti i punti che potessero essere equivoci con il ministro Nordio. Allora, sulle intercettazioni e più in generale sulle riforme, come procederà la maggioranza, Sigismondi? Sì, innanzitutto buonasera e grazie per l'invito, e saluto tutti i colleghi parlamentari. Io riprendo l'ultima frase del senatore Fina, quando diceva che non bisogna assolutamente creare dei problemi, né tantomeno ovviamente creare dei fantasmi che non ci sono, inventare delle polemiche, nel senso che non sulle intercettazioni al momento non c'è nessun decreto legge, non c'è nessun disegno di legge, c'è stata un'audizione del ministro e un intervento in aula del ministro, e ci sono state delle considerazioni. Perché dico questo? Perché è necessario innanzitutto andare a sgomberare il campo da eventuali equivoci che parte del centrosinistra vuole cercare di creare. Non sarà questo governo, e lo dico in maniera molto decisa, a limitare strumenti capaci di combattere la criminalità. Ricordo a tutti che noi siamo stati quelli che dal primo momento hanno reintrodotto l'ergastolo ostativo, per capirci quello che sta scontando Messina Denaro. Quindi l'intenzione sicuramente non è quella di privare i pubblici ministeri di uno strumento fondamentale per le indagini come quella delle intercettazioni. Quindi lo dico in maniera molto chiara, così sgombriamo il campo da qualsiasi forma di fraintendimento. Quindi non intendiamo andare a scendere nella discussione costano tanto o costano poco. C'è soltanto un aspetto che ovviamente noi vogliamo, e lo ha detto anche il ministro Nordio in uno dei suoi interventi, che le indagini non sono una prova, ma sono uno strumento indispensabile per riuscire a trovare delle prove. Quindi noi vogliamo cercare di limitare gli abusi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una intercettazione la troviamo trascritta il giorno dopo sui giornali, è evidente che qualcosa non funziona, ed è evidente che qualcosa deve essere rivista anche rispetto alla riforma che è stata fatta nel 2020. E qualcosa deve essere rivista innanzitutto per tutelare le indagini, perché potrebbero le intercettazioni che troviamo sui giornali potrebbero in primo luogo andare a compromettere le indagini delle procure, e poi anche creare un problema di deontologia rispetto a quei giornalisti che invece svolgono il loro lavoro senza andare a pubblicare delle notizie che sono riservate. Quindi
cercare di mettere un freno a quelle che sono le fughe di notizie, io ritengo una cosa sacrosanta e giusta. Come farlo? È evidente che bisogna capire ciò che non ha funzionato, è evidente che bisogna aprire un tavolo di confronto, e in questo tavolo ovviamente devono sedere i vari attori. Bene, grazie Sigismondi, mi pare che questa insomma sia la posizione che è stata ribadita anche da Giorgia Meloni. Ora noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi entrerà anche il deputato Alberto Bagnai, con il quale parleremo in particolare di temi economici, addentrandoci anche una seconda parte della nostra discussione su questi primi giorni di questa prima settimana queste prime settimane del 2023 in Parlamento. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio, si è inserito Alberto Bagnai, col quale introdurremo i temi economici, ma volevo chiudere ancora con Sigismondi, perché era rimasto in sospeso in effetti il tema che avevo accennato anche con Nazario Pagano rispetto alle riforme. Sarà questa una legislatura anche costituente, oltre che Sigismondi in grado di riportare, e su questo credo che ci sia un ampio consenso, riportare la giusta dignità alle province italiane? Beh, direttore, innanzitutto noi siamo stati premiati dagli italiani perché da noi si aspettano un cambio di passo di questa nazione, e un cambio di passo ovviamente viene fatto facendo le cose più utili, più giuste, senza rincorrere il consenso elettorale, e anche rivedere ciò che non funziona, e ovviamente mi riferisco alle riforme. Lei citava quella della provincia, io sono stato, come sa, consigliere provinciale, e evidentemente le province svolgevano un ruolo fondamentale come ente intermedio tra le regioni e i comuni, come ente di area vasta. Questa riforma del Rio, che è stata introdotta e che comunque non ha mai avuto un suo completo applicazione, perché sono rimasti, l'idea era quella poi di cancellarle, non sono state mai cancellate, ovviamente ci impone una riflessione. Secondo me tornare a una elezione del Consiglio regionale da parte dei cittadini, non elezioni di secondo livello dove votano soltanto gli amministratori, è cosa assolutamente giusto, perché possono essere delle funzioni riconsegnate alle province, come ad esempio le strade, come ad esempio le scuole, che sono e possono essere assolutamente utili, così come nel momento in cui si parla di autonomia differenziata, noi riteniamo assolutamente giusto che si debba parlare anche di una riforma in senso presidenzialista, il che vuol dire l'elezione diretta del capo del governo da parte dei cittadini, ovvero sapere chi si vota e chi viene eletto e chi andrà a governare la nostra nazione. Bene, grazie Sigismondi. Allora, sui temi economici io voglio sentire l'economista, oltre che parlamentare, Alberto Bagnai, perché all'indomani dell'approvazione della manovra è scoppiato questo caos rispetto alle accise sui carburanti, sciopero che è durato poi soltanto 24 ore, ma insomma un tema che ha in qualche modo messo per la prima volta anche nel mirino un po' il governo e la maggioranza. A suo avviso, qual è la reale portata di questo provvedimento sulle accise, Bagnai? Vogliamo spiegare bene anche come si viene a formare il prezzo della benzina, quali sono le componenti e perché non è stato possibile prorogare la misura del governo Draghi. Sì, grazie, buonasera. Per l'invito, saluto tutti i colleghi che vedo con piacere, seppure in video. L'estrema sintesi del grande dibattito, diciamo, sulle accise è questa. Ad agosto la benzina costava 1,87 e la gente non si lamentava, a gennaio la benzina costa 1,87 e la gente si lamenta. Questo dipende da una serie di fattori. Alcuni sono dei fattori di carattere mediatico, perché oggettivamente ad agosto, diciamo, che c'era tutto un contesto di informazione molto più favorevole al governo in carica. Altri sono dei fattori oggettivi, perché ad agosto ancora non si erano manifestate altre pressioni sui bilanci delle famiglie, per esempio
esempio quelle via le bollette e via in generale il rialzo dei prezzi dell'inflazione. D'altra parte però è un po' paradossale che venga rimproverato a questo governo il fatto di aver ritirato quello che a sinistra verrebbe chiamato un sussidio ambientalmente dannoso, cioè qualche cosa che abbassa il prezzo del combustibile fossile, tanto più che queste risorse sono state destinate a interventi di carattere redistributivo, decontribuzioni, tutta una serie di interventi, anche le stesse misure a sostegno del bonus sociale, a sostegno delle famiglie sui meno abbienti per i consumi energetici. Insomma, è stata fatta un'operazione di smantellamento di una misura regressiva verso una misura progressiva. Mi sembra che un po' di questa polemica sia montata. Certo ci sono delle incognite naturalmente, ma voglio ricordare che quando il governo Draghi agì a marzo era perché la benzina aveva superato i 2 euro e questo governo non ha mai detto che non sarebbe intervenuto se fosse stata di nuovo superata quella soglia. Sia nelle nostre discussioni interne che nel presentare queste misure è stato sempre chiaro, almeno avrebbe dovuto, ci può essere stato un difetto di comunicazione, non lo so, ma in ogni caso io almeno l'avevo intesa così, che se si fosse tornati a sforare la soglia dei 2 euro, ci fosse stato un aumento del prezzo del carburante, si sarebbe di nuovo reintrodotta la misura dell'abbattimento delle accise. Accise che, ricordiamolo, valgono, lo dico molto a spanna, circa 70 centesimi, di cui 35 di accisa europea e 35 di accisa italiana. Quindi il governo Draghi aveva tolto a tempo, cioè, come dire, prorogandolo fino a quando il governo successivo sarebbe entrato nella pienezza della sua operatività, aveva tolto circa i 2/3 dell'accisa italiana. Voglio ricordare che quindi accisa zero comunque in Italia non ci potrà essere, perché quei 35-36 centesimi di accisa europea comunque li abbiamo. Voglio anche ricordare che quando arrivano da Bruxelles, diciamo, indicazioni che però non mi pare in realtà che siano arrivate, ma laddove arrivassero indicazioni circa l'inopportunità di eliminare sgravi di accise in un periodo di tensione inflazionistica, che peraltro si sta lentamente allentando, allora forse si potrebbe chiedere anche a chi ci dice queste cose di dare il buon esempio abbassando l'accisa europea. Questo è uno dei tanti casi in cui c'è un problema che non è un problema solo italiano, è un problema di sistema, e penso che non sia errato chiedere vedere se c'è una possibilità di intervenire a livello di sistema. Questo per il tema delle accise, che però mi sembra stia largamente rientrando. Io vado in giro parecchio perché anche perché è il mio dovere farlo e mi piace farlo. La benzina si può anche tranquillamente fare a 1,7 se si cerca, ci sono le app che ti permettono di trovarla. È sempre troppo, sarebbe meglio 1,4, ma sarebbe meglio gratis, diciamo così. Però purtroppo gratis non si può avere, e poi sarebbe veramente meglio gratis, perché forse ci dobbiamo anche dire una cosa, cioè che per tutta una serie di circostanze noi abbiamo goduto per un certo periodo di tempo di prezzi fuori mercato, nel senso che erano troppo bassi. Vale per il carburante, ma vale anche per il denaro, ma vale anche per tante altre cose, e bisogna sempre stare attenti perché queste distorsioni del mercato poi in un modo o nell'altro provocano degli effetti di rimbalzo. Colgo delle note di ottimismo nella sua valutazione. Ho sentito anche una frase che parla di spirale inflazionistica che sta man mano allentandosi, è così dal suo osservatorio? Insomma, glielo chiedo da economista, professor Bagnai. Ma guardi, allora, la spirale inflazionistica direi che purtroppo non c'è stata. Cosa intendo dire con purtroppo non c'è stata? Perché purtroppo c'è stato solo un aumento dei prezzi, e ci dobbiamo anche porre tutti quanti, trasversalmente, tutte le forze politiche, ognuna a modo suo, un problema di adeguamento dei salari. Bisogna ragionare se il discorso corretto è quello del cuneo fiscale, se il discorso corretto è quello dell'indicizzazione. Sono tutte soluzioni che, per esempio, in Europa il tema dell'indicizzazione è stato affrontato senza particolari tabù. Qui in Italia evoca periodi complessi nelle relazioni industriali e complessi di tensione macroeconomica, la scala mobile, l'inflazione a due cifre. L'inflazione a due cifre adesso c'è andata, ora sta tornando a una cifra, però, come dire, bisogna anche un attimo ragionare su chi deve sostenere il costo di questa inflazione, perché poi alla fine quello che
sfugge è che se il potere di acquisto delle famiglie cala, ecco, quello che noi chiamiamo potere di acquisto delle famiglie dovremmo chiamarlo potere di fatturazione delle imprese, perché se non ci sono i soldi le famiglie non spendono e le imprese non fatturano, quindi bisognerebbe cominciare a fare un ragionamento più circolare, complessivo, visto che va di moda l'economia circolare, rispiegare quello schemino del primo anno di macroeconomia, dal quale si capisce che i soldi che vengono spesi da uno sono intascati da un altro e che quindi quando c'è uno shock che investe l'economia e decurta pesantemente i redditi, per esempio dei lavoratori dipendenti, bisogna impostare un discorso che tuteli i lavoratori, che tuteli il potere di acquisto di questi redditi. Bene, grazie, grazie professor Bagnai. Gabriella Di Girolamo, lei è ugualmente ottimista circa la situazione economica e in particolare anche degli effetti di questa manovra, accise e non soltanto? Ma guardi, intanto mi faccia sicuramente innanzitutto salutare l'onorevole professor Bagnai. Mi fa piacere aver sentito da lui certe affermazioni che sostanzialmente un po' contrastano, ma insomma, da membro di governo, da autorevole esponente di una forza politica che governa oggi, torna indietro anche su quello che era il programma elettorale con il quale è stato eletto nella scorsa legislatura. Noi ricordiamo gli slogan di Salvini che invocava accise zero, invece oggi ci ha spiegato qual è la sua materia, insomma, dove è chiaramente a lume che non è possibile di fatto togliere tutte le accise a meno che quelle europee si decidano a togliere loro stessi. Allora io dico una cosa: le italiane si possono togliere, io non ho detto che non si possono togliere quelle italiane. Un complimento, professore. Sì, grazie collega, io apprezzo, ma volevo precisare, le 35 italiane si possono togliere, le 35 europee no. Le 35 europee ha detto invece che dobbiamo parlare con l'Europa e convincere loro. Sì, facevo solo un riferimento anche a quello che è stato il suo programma elettorale della scorsa legislatura e mi fa piacere che insomma aver sentito cose diverse oggi. Però voglio dire, diciamo che l'aumento della benzina, quando ci siamo accorti dell'aumento della benzina? A ridosso del Capodanno, io ricordo che quella notizia è iniziata a prendere piede sulla stampa proprio intorno alla mezzanotte del 31 dicembre del 2022. Di solito succede così, le cose brutte ai cittadini gli vengono comunicate nei momenti meno pensabili, come era appunto la notte di Capodanno. Dal 1 gennaio abbiamo visto questi aumenti di 18 centesimi delle accise, quindi non che il governo non ha voluto prorogare, perché non devo insegnarlo io a voi, siete magari più navigati di me anche politicamente, basta volerle fare le cose, un'azione politica che si vuole fare ha bisogno di coperture anche ingenti, la volontà politica ti porta a trovare queste coperture, invece così non è stato. Poi successivamente il governo ha cercato, dopo le contestazioni che sono sorte, ha cercato di mettere una pezza, ma che comunque era una pezza non degna del buco, perché ulteriori contestazioni sono state portate avanti, abbiamo visto queste manifestazioni, questi scioperi che inizialmente dovevano essere di 48 ore, il ministro che chiama continuamente le associazioni di categoria dei benzinai, che tra l'altro si sono sentiti criminalizzati dagli slogan lanciati dalla stessa presidente Meloni su quanto sostanzialmente fossero loro a fare queste speculazioni, aumentare i prezzi, questione che poi è rientrata nelle ultime ore, ma non perché le associazioni di categoria siano state soddisfatte, semplicemente perché il governo le ha prese per sfinimento, a mio avviso. Lo stesso ministro ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno, ma di fatto le associazioni hanno detto ok, interrompiamo lo sciopero perché altrimenti il danno a questo punto è solo per i cittadini, visto che al ministero non ci comprendono e non riusciamo a tirare fuori un ragno dal buco. Ora vediamo, il provvedimento è alla Camera, quindi io non posso seguirlo direttamente, ci sono state delle promesse di un intervento diretto su questo provvedimento, il decreto trasparenza che è da voi, insomma, vediamo che cosa arriverà effettivamente in commissione come emendamento del governo. Sta di fatto che i benzinai sono stati criminalizzati e vittimizzati come coloro che hanno messo in atto una speculazione impropria e sappiamo bene che non è colpa loro che l'aumento della benzina ci sia stato, sappiamo bene che tutte le contestazioni che ci sono state in questi giorni sono state sia a tutela dei consumatori ma a tutela di questa categoria, e sappiamo bene che comunque sia la benzina di fatto sta a 2 euro,
Comunque le do ragione anche su questo, onorevole professor Bagnai. È vero che cercando bene la benzina si fa anche a 1,70 euro, lo confermo anch'io. È chiaro che comunque tutta la questione legata alla media del prezzo regionale, che comunque crea un conflitto, crea una difficoltà sia per il distributore alla pompa, sia per il cittadino, perché mentre le associazioni di categoria chiaramente difendevano la loro di categoria, l'associazione dei cittadini, dei consumatori, hanno definito che questo doppio cartello creerebbe sostanzialmente un aumento dei prezzi. Ora io non sono in grado di definire qual è il meccanismo, però se un'associazione di categoria tutela dei consumatori dice una cosa del genere, direi che almeno un occhio d'attenzione vada data a questa espressione, andare a cercare quale sia la possibilità migliore per evitare, se no altrimenti continuiamo a demonizzare questa categoria dei distributori, dei benzinai, come gli speculatori per eccellenza, quando invece non è così, e cerchiamo di tirare fuori una colpa da qualcuno che non l'ha, e il governo semplicemente traslinea le problematiche e non le risolve. Quindi grazie. Direi di approfondire meglio tutte queste questioni. Grazie senatrice. Allora, Sottanelli, ma in questa vicenda delle accise chi è che ha sbagliato secondo lei? Quando il governo ha presentato la sua legge di bilancio, noi come Terzo Polo abbiamo presentato una contromanovra, e nella nostra contromanovra era prevista la proroga del taglio delle accise fino al 31 marzo, perché avevamo capito che c'era un problema, che sarebbe stato un problema il primo di gennaio, e che questo problema nel tempo fosse stato riassorbito. E quindi avevamo proposto, proprio con le relative coperture finanziarie, come poterlo coprire. Invece il governo ha fatto altre scelte, ne abbiamo preso atto, così come anche in altre su altre proposte. Noi abbiamo fatto una contromanovra complessiva, perché noi siamo nati politicamente come Terzo Polo per andare oltre a un bipolarismo che negli ultimi 30 anni ha esercitato una politica del contro, ma cercando di fare una politica del per l'Italia, per gli abruzzesi, per le persone. E quindi noi ci siamo messi a disposizione quello che era stato fatto dal nostro centro studi, appunto per cercare di dare un contributo. Certamente è una manovra dove noi come Terzo Polo saremmo aspettati qualcosa di più, perché dal 2008 è il primo governo che viene fatto con una maggioranza che esce il giorno dello sfoglio, cioè mentre dal governo Monti in poi sono stati tutti governi dove le maggioranze sono state create dopo le elezioni. Questo governo ha avuto la fortuna di vincere le elezioni, di avere i numeri già per governare, essendo che avevano detto che erano pronti a governare con un programma quindi condiviso all'interno delle forze prima delle elezioni, ci aspettavamo una manovra che fosse, come dire, molto più strutturale, importante, e andasse a determinare dove voleva questa maggioranza portare l'Italia nei prossimi anni. Come tutti i politici sanno, di solito le prime manovre che si fanno, i primi anche in comune, il primo bilancio, la prima azione forte è quella che ti va a connotare rispetto all'azione politica, quella che si fa il primo anno. Sotto questo aspetto, se da un lato ci sono gli attenuanti che hanno avuto poco tempo per poterla mettere giù la legge di bilancio, dall'altro però erano un programma che già avevano condiviso, quindi noi ci aspettavamo azioni strutturalmente molto più forti e adeguate per un rilancio dell'economia e soprattutto della crescita. Ci saremmo aspettati certamente un aiuto, un rifinanziamento ad esempio, un ampliamento della 4.0 che andava anche oltre quella che era stata prevista nel governo Renzi con l'ora ministro Calenda. Ci aspettavamo tante ulteriori manovre anche sul reddito di cittadinanza, delle azioni un pochino più strutturali, invece è stata un pochino una manovra per un pochino tirare a campare con alcune bandierine messe saggiamente, per chi ovviamente è simpatico, da parte della Lega e di Salvini. Per il resto mi sembra una manovra molto democristiana, nell'eccezione diciamo anche buona, positiva del termine positiva, ma non, come dire, quel cambio, di quella svolta
che avevano detto che volevano dare essendo pronti a governare l'Italia. Voi comunque siete in attesa, anche pronti nel caso a dare una mano se vi dovesse essere chiesta, così si sussurra in Parlamento, no? No, assolutamente no. Noi appunto siamo coerenti rispetto a quello che abbiamo detto. Siamo all'opposizione, ma nello stesso tempo, quando crediamo a delle riforme buone, utili, e quando abbiamo anche noi dei progetti, delle idee che riteniamo che possono essere utili, li mettiamo a disposizione del governo, così come abbiamo fatto con la manovra di bilancio, presentandola direttamente al Presidente del Consiglio Meloni. E poi però ci siamo resi conto che non hanno voluto prendere nessun tipo di suggerimento, ne prendiamo atto, ma appunto è quella politica, come dicevo prima, del per e non la politica del contro. Quindi noi siamo un'opposizione costruttiva. Grazie, grazie onorevole Sottanelli. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, poi andiamo a chiudere con Fina e Sigismondi. A tra poco. Allora, riprendiamo la linea, rush finale del nostro discorso, insomma, su temi molto interessanti, anche molto, insomma, concreti per la vita dei cittadini, come quello della benzina, l'intervento di Michele Fina, anche un po' in generale sulle politiche economiche che sono state promesse e poi messe in campo in questa fase di manovra di fine anno. Fina. Ma intanto, direttore, le devo una rapidissima risposta anche sulla seconda parte della prima domanda, cioè sulle riforme istituzionali, almeno su questo. Sì. Noi siamo contrari all'idea del presidenzialismo per il semplice fatto che i cittadini italiani hanno capito quanto sia importante il Presidente della Repubblica. Questo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ed è un garante essenziale negli equilibri tra poteri, che non significa che dobbiamo rimanere così... come stiamo, abbiamo aperto una forma di cancellierato, ma l'idea che per far funzionare il governo si debba togliere la figura di garanzia del Presidente della Repubblica, io credo sia sbagliata. E soprattutto non è il riequilibrio dell'autonomia differenziata che abbiamo sentito da Calderoli, perché è una proposta, quella che abbiamo ascoltato, molto ai fini delle elezioni regionali in Lombardia, perché riapra l'autonomia finanziaria, alcuni aspetti dell'autonomia finanziaria molto pericolosi, quelli per esempio approvati nel referendum in Veneto, che di fatto taglierebbero l'Italia in due, e l'Italia in due non solo per il sud ma anche per le aree interne, e metterebbero in pericolo risorse essenziali per sanità, scuola, trasporti del Mezzogiorno d'Italia, Abruzzo compreso. Non è il presidenzialismo che riequilibra questa cattiva riforma. Ora, sulle accise io chiedo a lei una mano, le leggo la pagina del programma elettorale dei Fratelli d'Italia in cui viene detto questo, cito: sterilizzazione, entrate dello Stato da imposte su energie e carburanti e automatica riduzione di IVA e accise. Ora il punto è, prima ancora di decidere se effettivamente andava mantenuta il provvedimento del governo Draghi del taglio delle accise o andava abolita, secondo anche le osservazioni che faceva il l'onorevole Bagnani. Il punto è se quando uno governa è coerente con quello che dice in campagna elettorale. E delle due l'una: o si poteva tranquillamente eliminare quel sussidio e quindi non lo dici in campagna elettorale, oppure se lo dici in campagna elettorale lo confermi il sussidio, soprattutto perché al di là delle osservazioni macroeconomiche, le famiglie, le persone, quelle con cui parlo io, presumo anche quelle con cui parlate voi, hanno avuto e hanno ancora la morsa dell'aumento del costo dell'energia, dell'aumento dei beni, non accompagnato all'aumento dei salari, e poi anche adesso, per chi va a fare benzina, della non più presenza di questa diminuzione delle accise per quello che incide sul costo del carburante. Per quello che riguarda il fatto che si possa togliere un sussidio ambientalmente dannoso, io sono contento che il professor Bagnai apra a questo, ecco allora perché in contraddizione la scelta di riaprire alle trivellazioni derogando ai piani ambientali che mettono un limite sulle miglia in mare, perché delle due l'una, anche lì, se quello l'utilizzo di quella fonte fossile è ambientalmente dannosa, più dannosa dei sussidi ambientalmente dannosi che ci sono nel nostro paese. L'altra scelta sono le rinnovabili, come peraltro ci dice un pezzo di Confindustria, che aiuterebbero davvero a diminuire per esempio di 21 miliardi l'anno
la bolletta energetica dei nostri cittadini, 21 miliardi l'anno, oltre che dimezzare l'esigenza di approvvigionamento dall'estero di gas, ieri dalla Russia, oggi da dove lo troviamo. Ecco, io penso che il punto sia la coerenza, il non essere in contraddizione con quello che si dice in campagna elettorale, non andare avanti e poi fare marcia indietro, l'ho detto anche sulle altre cose, non fare provvedimenti contraddittori. Il conflitto che si genererà e che si genera sta sulla vita materiale delle persone. Chiudo su questo. Noi insistiamo sul salario minimo perché c'è bisogno di dignità delle persone. Si è naturalmente coniugato anche con la contrattazione. Certamente bisogna aumentare il potere d'acquisto dei cittadini, quindi i salari, certamente bisogna farlo. Ecco, a proposito di spese, allora, quando si dice, lo ha detto il presidente Pagano, lo cito anche se non è presente solo perché ha detto il costo esorbitante delle intercettazioni, io ho detto 200 milioni, noi abbiamo fatto una manovra che ha destinato 900 milioni di euro alle squadre di Serie A di calcio. Grazie. Posso... allora chiedere un rapido supplemento, visto che per mia colpa mi batto il petto, ho perso il primo giro. Ma sì, vabbè, rapidamente. Intanto sul tema riforme vorrei fare una sottolineatura che a me sta particolarmente a cuore, perché la riforma presidenziale, ci ho anche fatto un importante convegno, insomma, con importanti relatori 2 o 3 anni fa a Montesilvano, la riforma presidenziale per me ha un significato ben preciso, che è quello di riportare la responsabilità politica dove è il potere di iniziativa politica. Cioè, noi abbiamo questa visione del presidente garante, che è la visione espressa dalla Costituzione, ma tutti noi che siamo dentro il Parlamento e dentro le istituzioni sappiamo che in realtà nella prassi, nella Costituzione materiale, l'istituzione Presidenza della Repubblica, non ne faccio un tema personale di chi la impersona in questo momento, che ha comunque tutto il mio rispetto personale, così come l'istituzione ha tutto il mio rispetto istituzionale, però questa istituzione ogni tanto, diciamo, esonda, nel senso che la sua moral suasion diventa indirizzo politico, nel senso che l'indirizzo legislativo è abbastanza condizionato. Allora, bisognerebbe, diciamo così, il mio tema è che chi prende le decisioni deve anche metterci la faccia e deve anche esserne responsabile. Io vedo la riforma in senso presidenziale come un passo in questa direzione. Ecco, per quello che riguarda il tema di ciò che è ambientalmente dannoso o no, ma io non è che, diciamo, non ho particolari preferenze, visto che, come anche normale che sia, però dopo un po' gli ascoltatori, io ve lo dico, si annoiano. Adesso il gioco è quello di richiamare le forze che attualmente sono di governo a una coerenza con i programmi, eccetera, eccetera. Io ho semplicemente fatto notare che per una volta che la destra ha fatto una cosa di sinistra, la sinistra si lamenta, e in questo caso era appunto togliere un sussidio ambientalmente dannoso. Se poi invece vogliamo parlare in termini, diciamo, meno tattici ma più strategici, personalmente, lo sostengo e lo rivendico, la forza politica che qui mi onoro di rappresentare è assolutamente del parere che le fonti fossili dovranno accompagnarci lungo la transizione energetica ancora a lungo, il che non significa che noi non vogliamo la transizione energetica, ma significa banalmente che non vogliamo metterci in mano alla Cina, ai suoi pannelli solari e alle sue materie prime. Grazie professor Bagnai, ma sulla questione della coerenza politica adesso Sigismondi ha tutto il tempo e lo spazio per rispondere. Sigismondi. Beh, certamente noi lezioni di coerenza non possiamo prendere sicuramente dal Partito Democratico e né certamente le 5 Stelle, che hanno, come dire, rinnegato se stessi in 5 anni, governando prima con parte del centrodestra, poi con parte del centrosinistra, poi tutti insieme. E insomma, quindi certi richiami a Fratelli d'Italia non possono essere sicuramente fatti, però mi piace vedere come c'è una certa assonanza tra Fina e De Gerolamo nel momento in cui inventano il claim, il tornare indietro del governo Meloni. Il governo Meloni, con la sua maggioranza che è solida, che vuole andare avanti rispetto a un programma elettorale e determinati impegni, l'ho detto prima, noi non inseguiremo il consenso elettorale. L'abbiamo dimostrato anche rispetto alla manovra, alla legge di bilancio, ma alle manovre economiche che sono state fatte in quest'ultimo periodo. Voglio ricordare anche
un altro importante provvedimento che è l'aiuti quater, dove venivano stanziati 9 miliardi per calmerare quello che è l'impatto del caro energia sulle famiglie e sulle imprese. Altri 20 miliardi erano contenuti nella legge di bilancio, quindi in totale 30 miliardi messi a disposizione proprio su un tema che noi riteniamo assolutamente fondamentale, perché ovviamente oltre a cercare di alleviare quello che è il problema, il peso nei confronti delle famiglie, c'è un problema legato al tessuto industriale. Noi col caro energia in Italia rischiamo assolutamente la desertificazione del sistema industriale. Questo l'abbiamo detto in campagna elettorale, questo l'abbiamo fatto con atti tangibili all'interno della legge di bilancio, che prevede crescita economica, che prevede attenzione al lavoro con un principio sacrosanto, che è quello di più assumi e meno paghi, con un pacchetto per le famiglie di 1,5 miliardi, con la riduzione del cuneo fiscale, con l'indicizzazione delle pensioni. Questi sono tutta una serie di provvedimenti che sono contenuti nella legge di bilancio e che le opposizioni fanno finta di non vedere, e sappiamo perfettamente che questa legge di bilancio è stata fatta in una situazione estremamente emergenziale, sia dal punto di vista dei tempi, perché questo è un Parlamento che si è insediato 100 giorni fa e subito dopo si è dovuto cimentare con una legge di bilancio, e anche lì vi ricorderete le polemiche: sono in ritardo, ci sarà l'esercizio provvisorio, cosa che non è accaduto, così come ci dicevano vedrete che il governo Meloni non avrà rapporti con l'Europa. Non è vero, il nostro è stato ritenuto uno dei pochi bilanci in linea rispetto a quelle che sono le direttive europee. Cioè tutto ciò che il centro-sinistra ha detto è stato smentito dai fatti. Cioè chi è veramente stato contraddetto nei fatti sono soltanto la polemica del PD e del Movimento 5 Stelle, così come anche sul caro benzina, lo diceva prima Bagnai, nel momento in cui ad agosto costava 1,87 nessuno diceva nulla, oggi la Meloni è cattiva perché avrebbe ridotto lo sconto sulle accise. Nessuno dice però che anestetizzare il costo del carburante vuol dire semplicemente quello di mantenere rispetto alle soglie che erano previste, quindi 1,87 prima, 1,87 oggi, e se non è stato rinnovato lo sconto delle accise, che ha un costo 10 miliardi, perché poi fine la De Girolamo ci devono dire dove andrebbero a tagliare loro questi soldi, tranne se vogliono fare indebitare ulteriormente l'Italia, ma questo voglio dire è anche una posizione, ma lo devono dire apertamente senza andare a fare demagogia in giro. Fatto sta che è stato ritenuto di non rinnovare gli sconti per un semplice motivo, perché il costo della benzina, del barile di petrolio si è ridotto rispetto a qualche mese fa. E allora noi ci domandiamo come mai c'è stata questa riduzione progressiva del costo dei barili, e a questa riduzione dei costi dei barili non c'è stata anche una diminuzione del costo. Evidentemente c'è qualcosa che va, e anche la polemica rispetto ai benzinai, ma nessuno vuole crocifiggere nessun tipo di categoria, assolutamente ci sarà un tavolo di confronto, è stato già iniziato, è stato come dire ritirato quello che è lo sciopero, però c'è anche un altro aspetto: andare ad esporre quello che è il prezzo medio regionale non deve spaventare assolutamente nessuno, è soltanto un elemento di garanzia in più nei confronti dei cittadini, tranne se poi c'è qualche forza politica che non ritiene giusto dare elementi di trasparenza ai cittadini italiani. Bene, grazie a Sigismondi, ma io ringrazio soprattutto anche per il fatto di aver seguito anche gli interventi degli altri, tutti i parlamentari che hanno partecipato, anche il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, che ci ha parlato delle riforme, anche degli altri temi, in una mora dell'attività della Commissione stessa. Quindi io ringrazio Michele Fina, Alberto Bagnai, Gabriele
Gabriella Di Girolamo e Giulio Sottanelli insieme a Sigismondi, con l'impegno da parte nostra di tornare spesso, insomma, a fare questi incontri, se possibile anche in presenza, ma il giovedì è sempre una giornata piuttosto complicata per i lavori parlamentari, in modo che possano rendicontare l'attività svolta nelle due camere ai telespettatori abruzzesi, e noi siamo sempre a disposizione, perché insomma ci occupiamo dell'Abruzzo, ma è anche giusto dare spazio al dibattito sui temi nazionali. Grazie ancora a tutti voi per aver raccolto il nostro invito, e appuntamento alle prossime occasioni nei fatti e le opinioni. Arrivederci.